Primo tempo del big match tra i Succhini a Pera e AS Tronzi di capitan Carlo Rossi. Il parziale vede in vantaggio la squadra del quinquadrato Carlo Rossi. Rimessa laterale che viene intercettata, occhio al contropiede di Succhini a Pera, che pensate erano andati in vantaggio con il gol di Sinisi dopo sì e no 6 minuti di gioco, e poi sono stati raggiunti e poi superati per due volte dal Succhini a Pera. I ragazzi AS Tronzi nel finale di primo tempo hanno infatti realizzato l'ultima rete, quella del terzo gol di Rossi. Adesso vediamo Sinisi in possesso di palla, il duetto con Alfinito, si chiude più o meno in modo fortunoso questo 1-2, poi la palla che viene allontanata, Caporusso difende caparbio il pallone, la laterale è infatti a favore di Succhini a Pera. Sinisi, la palla sul destro, il tiro che viene intercettato, poi la palla che viene messa in mezzo da Macri, Caporusso, Fabi vince due rimpalli, poi la palla viene allontanata. Ci sarà la nuova rimessa laterale. Zamparelli che è qui a bordo campo, gli facciamo i nostri migliori auguri per il suo compleanno, non entra però per ora sul terreno di gioco. Seguiamo quest'ultima azione di gioco, la palla che viene gestita, anzi no, è fondo. Si è perso un po' di tempo. Questo via una palla per scaldarsi. Nel fondo ci si altro rischio. Vediamo, si perde un po' di tempo, allora qui interrompiamo il nostro collegamento. Il parziale 3-1 a favore dei gialli. Sumo. Ultimi 20 secondi. Beh. Fabi. Lancio lungo, palla persa. Telecronaca per assecondare, diciamolo. Allora battuta lunga, vediamo l'ultima azione per gli AS Tronzi, la palla lunghissima a cercare Rossi, blocca Morrone, ultima chance per i Succhini a Pera, pari che è arrivato nell'ultimo istante con il gol di Morrone, palla che viene allontanata, Maurino controlla e finisce, 4 pari, nessuno è contento quasi, Rossi manda a quel paese Walter, gli avversari, vieni Alberto Sinisi. Sì. Allora, migliore in campo, però una partita che è stata soltanto agguantata nel finale. Sì, come sì. Mai i Succhini hanno sofferto così tanto oggi? Beh, vabbè, comunque era una buona squadra per l'avversario. Fa mia. È successa una papera, però non fa niente. Ah, no, sì, dai! Sono contento per i tre gol. Siamo una squadra fortissima. Anche perché Antonio ha fatto di gente fantastica. Ha fatto un bel gol. Era un po' di mamma e bene. Grazie, ciao ragazzi.